Olatar, olatar! Lattaio? Lattaio, mettimi 1 litro di latte dentro il paniere. Ma non tirare troppo forte che si spezza la fune, sa? E che devo fare? Quella l'ha allungato con una matassella di cotone. Don Giacomino, me lo potevate dire, io vedevo paniere mio. Con piacere, poi paniere vostro è un'altra cosa. Ma come mi potevo permettere di dire, signor, ho dato paniere vostro, sì? Che significa? Quando si può fare una buona azione, io potevo con piacere, e poi è più sicuro. Che lo dica a fare, poi è più grande. Voi ci tenete una corda che è difficile a spezzare. Tirate! Sto tirando, ma ho il logo, ma si spezzo io! Lo sapevo io, no? Chi la senta quella strega, no? Oh, mamma mia, ma va bene, va, non vi pigliate collo. Ho avuto io un'altra bottiglia e un paniere. Ah, quello è stato Satana, Satana, che si vuole spassare con me. Dice che lo sono amico. Signora mia, che sto passando, non me ne fido più. Don Giacomino mio, ci vuole pazienza. Lo so. Voi devo preparare latte e caffè con zabaione, perché il dottore, il compare, ha detto che mia moglie sta molto debole dopo la crisi di ieri sera. È giusto, giusto. E al compare ci avete portato un caffè? No, ma non lo trovo. La porto alla stessa colazione, uovo e latte. Se capisce, quello pure sta stanco e debole, purissimo. Per forza, signora mia. Ma voi credete che a passare una nottata vicino al letto di mia moglie, che è una pazziella, sì. E poi, vedete, io niente meno ho dormito tutta una notte sopra una tavola. Chi ha potuto riposare? Ogni tanto quella si lamentava. Il povero compare che diceva, zitto con mare. Non fate sentire a vostro marito che le dispiace. Gesù, don Giacomino mio, io credo che un uomo più santo di quello là non esiste. Ma che scherzate, quello è la corona della capa mia, e intanto io devo sopportare. Come si dice, San Martino, che è il santo protettore vostro, dai sta forza. Mi credete, alle volte, signor, mamma piglia uno sconforto tale che sarei capace di sbattere la capa dentro allo specchio. Ma mentre sto per farlo, pare come se una forza più forte di me mi trattenesse. Vado per me la capa avanti, niente, non arriva a toccare lo specchio. Che lo sei corna? Come le corna? Già, le corna del diavolo che vi tentano, ma poi ci sta una forza superiore che ti aiuta, San Martino. Sì, io credo che così sarà. Boh, vedete, signor, con voi si può parlare, ma devo lavare i panni. Potevo lavare il pavimento e devo cucinare. E dopo poi finite di mangiare un boccone, ci fa subito i piatti. E per chiusura, con un ferribane ci metterà a stirare tutta la biancheria. Oh, bene, ma este che fa? Legge, signor, legge, o tipo, o legge l'una parte. Ah, no, don Giacomini, che este quando muore va anima e corpo all'inferno. No, signora mia, sono io che vado all'inferno. E come state situate voi, facito? Un capo di riavo. Non mi importa lo fuoco, signor, sapete che pensa? Che esse deve andare in mezzo all'angiolillo, e a me invece che mi fanno impressione, deve stare in mezzo a quelli diavoli cornuti. No, ma chi la vuoi mi danno un reparto speciale? Beh, iate, se no chi ha senta quel, e buona giornata. Grazie pure a voi, e grazie del panire, signora. Ma che dite sciocchezze, e ci vuole pazienza. Proprio, pazienza. Permettete, accomodatevi, signora, arrivederci, signora, mi sto fissando che ha costume. Signora, mi sta chiamando Piecur.